dobbiamo stringere. Stringiamo, anche a terra, le più giovani, anche giù, ai miei piedi. Così non venite con me. Ai miei piedi. Quello è stato dietro. Anche giù. Pronti? Vuole questo? Dedicato alla signora, prego. Mi dia l'accordo. 300 euro, prego. Vieni, vieni, Lisa, vieni. Ecco la mia... Grande pittore del Colle, sempre presente alle mie, ai miei eventi, che presenta due opere veramente di fattura eccezionale. Vuoi dire qualcosa sulle tue opere? Non vuol dire, è stato molto esplicita e chiara. Qui invece andiamo, vieni Deborah, vieni. Qui abbiamo sua figlia, Deborah, così bella e carina come appare da questo suo dipinto, vedi, nei lineamenti, nei colori, nei tratti, quindi si può notare la bravura di questa giovane ma diciamo espertissima pittrice che io mi onoro di avere nel mio gruppo. Bravo, grazie. Oh, qui abbiamo Mariella. Mariella, vieni Mariella. Mariella arriva subito. Mariella è una grande pittrice da poco approdata nel nostro gruppo, ma mi rimprovero di non averla conosciuta un po' prima, perché veramente dal lustro è fattura, credibilità a tutto quello che noi facciamo. Sono sicuro che d'ora in poi sarà onnipresente nelle nostre mostre, perché è di società, è una persona veramente alla mano, una persona che è degna di stare con noi. Bravo. Grazie. Qui abbiamo Mariella Valerio. Io sbaglio sempre il suo nome. È una pittrice che io ho già avuto modo di presentare a questo Lido in occasione di un'altra mostra. Lui, la sua pittura mi ha affascinato tanto che non posso fare a meno di invitarlo ogni qualvolta io presento un evento in elevatura come quella. Grazie Valeria di essere con noi, sperando di passare una bella giornata insieme. Lucia Torelli, Lucia. L'unica categoria invece. Attendendo Lucia. Lucia ormai è, diciamo, si fa attendere. Sta venendo Lucia? Sta facendo le foto, sta posando per il giornale Lucia. Lucia, vabbè, parlo io per Lucia. Lucia ormai è una pittrice ormai affermata, da tanti anni che è nel nostro gruppo e mi onoro sempre di portare con me, perché la sua valenza la si può notare dalle sue opere, quindi le sue opere parlano per lei, quindi la sua assenza è giustificata perché l'opera parla di per sé. Michela Sepe, Michela, questa è una pittrice di Foggia che io stimo veramente con tanta stima, tanta amicizia, perché anche lei è approdata nel nostro gruppo da alcuni anni, da quando ho istituito a Gioia un premio nazionale di pittura, e da allora non ci ha più lasciato. Lei con il gruppo di Zaissa e degli altri artisti foggiani è onnipresente sempre nella nostra mostra, e quindi anche qui potete notare come potete fare a meno di presentare questa illustre artista, perché ci parla con il colore. Il colore è vita, il colore è terapia, e lei col suo colore fa star bene noi. Quindi brava, grazie, Michela, Alberto, e tanti auguri. Grazie, alla prossima, ciao. Qui andiamo a De Monte, Maria De Monte. È una ragazza molto introversa, eccola qui, Maria.
anche lei con il gruppo dei foggiani, da poco approdata nel nostro gruppo della Cooper Art Gallery, di cui mi onoro di presiedere. Lei, se non la invito, dopo certo che mi chiama, perché vuole essere sempre presente, perché si trova bene nel nostro gruppo. Questo mi fa onore, perché è una persona a modo, quindi creata apposta per far parte del nostro gruppo, perché il nostro gruppo è un gruppo allegro, un gruppo vedi spensierato, ci divertiamo, facciamo arte anche divertendoci. Grazie, Maria. Oh, abbiamo invece uno scultore in legno, più che scultore direi un bassorilievo, Morisco. Ecco, lui Innocenzo, mi ha fatto piacere a partecipare questo artista del nostro gruppo, perché da poco ha approdato, mi ha chiesto la sua amicizia, perché ha controllato su Facebook quelli che sono i nostri movimenti, quello che è il nostro lavoro di gruppo, ed è rimasto estasiato. Quindi ha espresso il desiderio di voler partecipare con noi, e io l'ho accolto, perché anche noi, se noi vediamo le opere, non c'è che dire. Le opere anche qui parlano da solo, una persona abbastanza a modo, corretta, degna di far parte del nostro gruppo. Gli diamo il nostro benvenuto, sperando che di fare altre mostre con la sua presenza, perché veramente ci provo. Grazie, Vincenzo. Grazie. E qui c'è Cooper, che dire di Cooper? Cooper, basta la parola, è come Antonello Falpi. Basta, ormai mi conoscete, io sono quello che sono, a volte sono un pochettino invadente, scusatemi per il mio carattere, però a voi amici, almeno da quello che mi dite, piace così. Quindi le mie opere le conoscete, non posso, vado così, per sensazioni più che per copiare. Ok? E adesso arriviamo a un grande personaggio. Zaissa, Zai, vieni qua. Zaissa non ha problemi di essere presentato. Zaissa ormai è di un grande amico di lavatore internazionale, ormai senza di lui io non faccio più niente, qualunque evento, qualunque mossa artistica io mi accingo a fare, non faccio altro che prendere la cornetta e chiamare l'amico Zaissa. Senza di lui non sarebbe modo di fare nessun evento, perché solo la sua presenza ci dà gioia, felicità, ci fa apprendere, perché guardando le sue opere noi non possiamo che apprendere, ammirare, perché veramente lui va al di là di quella che è l'opera d'arte. Lui ci trasmette non una pittura, un quadro, una tela, ma ci trasmette sensazioni, emozioni, e noi le recepiamo e ne facciamo tesoro per migliorare nel nostro cammino. Grazie Zaissa, e speriamo di mantenere più a lungo possibile questa nostra amicizia. Dove c'è Zai? Vedi, dove c'è Zai? Ci sono donne, perché noi diamo colore, diamo calore, diamo amicizia, diamo tutto. Di più non si può. Andiamo avanti. Siamo bloccati. Immortaliamo questo bel momento, perché è veramente un momento molto bello. Grazie, quando c'è Zaissa non c'è nessuno. Ok, ci apprestiamo a valutare e ad ammirare questa bellissima opera colorata, ecco, l'arcobaleno, che probabilmente oggi lo vedremo, perché andando via il sole stanno venendo queste belle nuvole, e questo forse è di auspicio, quindi fra poco molto probabilmente lei ha indovinato il tema. Comunque Arcangela è un'altra delle nostre, dei nostri tasselli, ecco, che noi senza di loro non possiamo fare a meno. Io quando ripeto faccio un evento, chiamo Zaissa, e con Zaissa si muove la sua squadra. La sua squadra più o meno la vedete. Arcangela fa parte di questa bellissima scuola di Zaissa. Quindi è sempre presente nei miei avvenimenti, nelle mie mostre, e mi auguro che non ci lasci mai, perché ormai è diventato, io non saprei farne più a meno della vostra presenza. Quindi vi auguro tanta tanta felicità, e speriamo di passare una bella giornata insieme oggi. Dulcis in punto, ma non perché ultima, ma perché è la mia pintuzza bella, quindi Luis Santarosa, che dire di Luis? Guarda, è tutto dire. Potrei stare zitto con Luis. Guardateci soltanto. Bellissimi! È tutto un discorso. Come, chi sono io? Pintuzzo, dove te l'ora? È un tutto dire, Pintuzzo. L'opera parla chiaro pure per lei.
tutta la sua specificità, tutta la sua espressione artistica è sviluppata in questo, è un paesaggio greco, penso, vero? Sì. Ecco, lei ama la Grecia, come ama l'Italia, come ama gli amici, come ama tutto, ama la vita. Quindi, grazie anche a lei, sperando di vederci sempre tutti insieme in un prossimo video. Grazie, è un grazie alla nostra operatrice, alla nostra regista. C'è un altro. Dice Rossella contente, vieni qua Rossella, eccomi, no, scusa. Allora qui abbiamo pure la presenza di Rossella contento, che è da poco approdata nel nostro gruppo artistico, però io conosco da tanto tempo, conosco le sue doti, le sue capacità, ma soprattutto la sua abnegazione, la sua passione per l'arte. Quindi si è avvicinata a noi perché ha visto quello che noi facciamo, ha visto come noi affrontiamo quello che è il campo dell'arte, con sincerità, con amicizia, con allegria, con il sorriso, e lei non può fare a meno di questo, perché Rossella è allegria, lo si vede dalla sua espressione, dal suo sorriso, quindi degna di far parte del nostro gruppo. Io ti ringrazio, Umberto, sei il mio maestro, prima di tutto del colore, soprattutto del colore, ma in particolar modo dell'allegria, e così. Grazie. Grazie. Quindi un grazie al nostro, alla nostra operatrice, a tutti. Filomena, sei un amore. Il di Zeiss comunque, vabbè, Filomena per gli amici. Filomena, un amore. Tutto quello che vedremo e andremo ad apprezzare. Anche sarà apprezzare. Un ringraziamento alla nostra apprezzata. Un bacione a tutti, ciao. È una gran bella festa se non ne mettessi risalto le persone che magari rimangono sempre nascoste ma danno un apporto veramente notevole alle nostre manifestazioni. Ecco, volevo mettere in risalto la pazienza di chi accompagna gli artisti a queste eventi. Noi abbiamo il marito della signora Sellitri e il marito dell'artista Torelli. L'uomo, il ragazzo, non so se sono ancora sposati, di Deborah Angelillo, il marito della signora Arcangelo ed il marito di Michela Sella. Queste persone veramente sono da ammirare perché sono onnipresenti, fanno a volte da chauffeur, quindi, ma noi danno una grossa mano soprattutto a chi organizza, perché senza di loro le artiste non potrebbero venire. Quindi grazie agli artisti, ma due grazie a loro che si mettono a disposizione delle mogli, dei mariti e dell'arte soprattutto. Da parte dell'Associazione Culturale Cuperate e da parte di tutto lo staff del Il Trampolino vi diamo veramente un ringraziamento, sperando di ritrovarci sempre in queste manifestazioni, sempre più uniti, sempre più forti, e viva l'arte! Ci troviamo sempre. Questo convivio, condividere insieme a Cuber, vostro cognato, questa situazione stupenda, e tutti gli artisti presenti vi ringraziano e vi invitano a brindare. Grazie, e noi ringraziamo voi per la vostra presenza e la vostra bella estrosità, e vi devo dire, siete stati accolti benissimo stamattina da tutti quanti. Grazie. tutti i clienti, tranne dal tempo. bellissimo, no, il tempo l'avete reso piacevole e bello. Infatti, auguri. Sorprendici, cominciamo con un vino di acqua viva per fare un'ora di stasera.